Oh, salve ragazzi. Arrivo. Tocco pure gli occhiali. Allora, com'è che si dice? Ah, ricondizionato, aspetta. Benvenuti al news della domenica. Come va? Eccoci qua. Oh, che bello! Guarda com'è bello questa angolazione, vedete tutto, vedete? Vabbè, là c'è la luce del sole. Ah, perché sto usando una sola mano per il momento e non questa? Perché qui ho un guanto per togliere i peli del gatto. È bellissimo. Comunque, è bellissimo. Allora, news della domenica. Allora, parliamo di due cose. Per prima, novità del canale. Allora, aspetta, qua che è successo? Si è spento il televisore? Ah, nel stand-by. Vabbè, tutto normale. Sì, allora, stavamo dicendo. Allora, news del canale, sul tema canale. Allora, inizio di agosto finiremo The Last of Us parte 2. Ok, e ora uno mi dirà, ok, adesso cosa metterai così The Last of Us? The Last of Us parte 1. Ovvio. Sì, perché avevo iniziato a continuare. Tempo fa feci dei video, però poi l'ho interrotto perché la mia idea era fare delle belle live o video lunghe. Solo che poi, che cosa è successo? È successo che non ho avuto la possibilità poi di farlo e ho detto vabbè, lasciamo stare. Per colpa della persiana aperta, scassata, adesso la posso abbassare quando voglio. Praticamente è successo che non ho potuto giocare più a The Last of Us perché il sole mi massacrava, poi ho cambiato l'angolazione appunto del televisore, adesso è più gestibile. Posso giocare abbassando un po' la persiana a un The Last of Us adesso, finalmente. Ora o ai giochi horror o giochi comunque tendente nei luoghi bui e chiusi. Ora però una cosa importante. È tragicomico il fatto che ho iniziato già a registrare i video di The Last of Us parte 1 e verranno caricati successivamente ad agosto. Però la cosa fa ridere, sapete perché? Perché oggi è luglio, perché siamo a luglio. E fa ridere, sapete perché? Perché io ho iniziato The Last of Us Remastered proprio a luglio. Il fatto ha voluto che iniziasse a luglio anche parte 1. Cioè, iniziato no, perché avevo già iniziato, però a ricominciare, a ricontinuarlo a luglio. E questa è tragicomica. Vabbè, detto questo, ora c'è anche un'altra novità importante, che i video a tema PlayStation saranno riaggiornati moltissimo. E non vi parlo graficamente, vi parlo bensì ambito tecnico. Sì. Ho un nuovo microfono, parentesi, non è un nuovo microfono, lo stesso microfono che uso per PC, però l'ho inserito, lo sto usando su PlayStation e funziona da Dio, nettamente superiore a quello che avevo prima. Ora uno mi dirà, ma scusami, non era buono quell'altro? Allora, quando lo giocavo con le cuffie su PlayStation 4 funzionavano, però dovevi abbassare il volume del gioco, de base, quindi andare là a abbassare il volume. E quindi mi stavo esaurendo. Nella versione PlayStation 5 le cuffie ti danno la priorità, quindi sono più forti e potenti rispetto al volume del gioco. Quindi ti costringe un po' a dire ok, puoi anche tenerla alzata al massimo, tanto comunque la voce ha la priorità. Anche se abbassa le cuffie, comunque ha la priorità la voce praticamente, le cuffie e il microfono. Che succede? Ecco la parte divertente. Sì, è bellissima questa mano. La parte divertente, vedete qual è? È che si sentiva ovattato. Ricordate che io stesso nei video dicevo, ma questa cosa è ovattata, ma che problemi ha? Ma non è pezzottato, cioè è da PlayStation 4, che problemi? Praticamente non è adatta alla PlayStation 5. Serve per forza cuffie e microfono PS5 o se no esclusi o cuffie e microfono con microfono per PC. Mo, la cosa è tragicomica. Questo che ho io. Lo faccio vedere perché mo userò questo, userò questo, userò questo per intenderci, piano, per fare video su PlayStation. Sapete qual è la parte divertente, raga? Che viene letto come cuffie PlayStation 4. Cuffie. No, scusatemi, microfono PS4. Hardcore, mi sembra.
Però in realtà no, le cuffie sono puramente da PC e quindi è boh, non lo so, però è tragicomica. Bene, dopo questo, ci vuoi come sei fresco. Ora parliamo, ora parleremo della seconda cosa che mi sta, che era dell'argomento in questione, ma che mi sta molto urtando. La situazione che sta succedendo in Final Fantasy XVI. Ok, parentesi, non ho comprato il gioco, non mi interessa, soprattutto perché è una dinamica che non mi interessa. Io rimarrò fedele ai vecchi Final Fantasy, infatti non vedo l'ora di giocare e quando uscirà Final Fantasy VII Remake a parte 2, che già ho visto il trailer e quando uscirà non vedo l'ora di giocarlo. Qual è il problema? Qual è la situazione? La situazione è questa. Il problema è che Final Fantasy XVI ha la stessa situazione che ha avuto Resident Evil 4. Ora, noi siamo veterani. Noi, io, Falconero, Player Inside, chiunque che fa lo youtuber, che fa l'influencer o gente comunque che parla di videogiochi è palesemente più grande, oltre raggiunge tra i 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, fino arriva forse ai 40 anni. Ora, che succede? Succede che questo, noi abbiamo troppi anni alle spalle a tema videoludico e certe analisi, recensioni, giudizi sono troppo personali. Qua che cosa succede con Final Fantasy? Che purtroppo stacca drasticamente le opinioni del pubblico. Che cacchio è? Avviso pubblico, che cacchio mi stai dicendo? Ma vattene l'ansia, Maron, salve, che sta. Ah, a proposito, questo vlog lo sto facendo da questa quinta volta che sto facendo sto cacchio di vlog. La quinta volta. Non 10, quinta, ok? Quindi. Mo' pure l'allarme del cellulare, ma che problemi hai? Comunque, stavamo dicendo. Sì, perché sono interrotto molte volte oggi. Lavoro, ospiti, signori polizie, gatto, tante cose. Bene, tornano a noi, mia madre, tante cose. Ora, e mo pure il cellulare era un po' no? Professional, ragazzi, professional. Bene, tornano a noi. Final Fantasy succede che ha fatto un tuffo nel vuoto, ha fatto un tuffo nel baratro, ha fatto il tuffo dell'angelo, no? In che senso? Si è buttato in picchiata e sperare in bene come usciva il prodotto. Cioè, è quella situazione del o la va o la spacca. Cioè, dobbiamo fare innovazione del prodotto, della saga. E quello che esce, esce. O più che altro, sappiamo cosa esce, speriamo che il pubblico lo accetta. Punto. Soprattutto per attirare la nuova generazione. Che stai? È successo così con Resident Evil 4, il vecchio Resident Evil 4 per PS2, dove praticamente tutta la vecchia generazione era praticamente basata palesemente sui vecchi Resident Evil 1, 2 e 3, Code Veronica e anche un pochettino quelle versioni per PS2 che era un intermezzo strano come Blackout, Blackout, sì, mi sa che si chiama così, ma non mi ricordo. E hanno fatto 1 e 2 giochi puramente anche spin-off, praticamente ero di Resident Evil, che ovviamente telecamera fissa, telecamera un po' in movimento, però era in un modo statico che ormai ci si eravamo fatti tutti un'abitudine. Il fatto che arrivare Resident Evil 4 con tanta cazzimma, con inquadratura alle spalle, movimento purtroppo a berigio per quello che era. Però con una action, con una dinamica completamente tutta innovata, è naturale che là c'è stata una suddivisione di gente del tipo fan di fandom che si suddivide, si divide, si divide in due parti. Perché
quella vecchia generazione e quella nuova generazione. Quella vecchia generazione che si divideva ancora di più tra quelli che faceva schifo Resident Evil 4, al di là dell'innovazione e tutto, e chi invece piacque dell'innovazione. E poi c'è tutta la nuova generazione che scoprì Resident Evil grazie a Resident Evil 4 e si innamorò, e per molti Resident Evil 4 è il primo loro capitolo. Ed è successa la stessa cosa con Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI ha lo stesso concetto, ha la stessa situazione. E mi meraviglio come molta gente della mia età non lo pensa sta cosa. Anzi, ci sono molte critiche, su tanti fattori su questo gioco. Critiche che secondo me non sono corrette. O comunque sono corrette, ma fino a un certo punto. Perché purtroppo un conto è il degustibus. E senza parola, un conto è come sono andate di fatto il prodotto. Io cito alcuni video che ho visto. Uno, quello di Falconero. Due, è quello là di Player Inside. Che tutte e due li accetto. Però, per esempio, c'è quello là di Falconero che un po' devo un po' storcere un po' il naso, no? Perché giustamente certe cose dici corrette, ma certe cose le ignori. E qua torniamo all'argomento sempre del ragazzi, noi abbiamo cazzo 30 anni, siamo vecchi. C'è chi ha 30 anni come me, chi ha 31, 32, 33, 34, 35, fino a tendere ai 40, come tanti YouTubers come noi, ok, colleghi, non voglio fare nomi perché non so le loro età, non conosco l'età di Crystal Cross, non conosco l'età di Player Inside, non conosco l'età di quei due del server, non conosco l'età di Yotobi, tanta altra gente. Che loro teoricamente sono al di sopra dei 30 anni. Ok? Cosa significa questo? Noi abbiamo troppa una conoscenza videoludica più ampia rispetto a tanta altra gente che adesso è fresca fresca tra i 10 anni e i 20 anni. Gente che non si è cagata minimamente alcuni di Final Fantasy, gente che non conosce manco la storia dei Final Fantasy, gente che non ha giocato ai primi Resident Evil o ai Silent Hill o tanta altra roba, ai Dead Space, raga, o Gotham Knight, ovvio. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che noi siamo una generazione molto grande, è un po' come i giocatori del calcio, raga, a 30 anni siamo vecchi, a 30 anni noi siamo videogiocatori, sì, veterani, vero, ma nello stesso tempo siamo un numero molto più ridotto in ambito economico, in ambito marketing, in ambito business. Il nostro numero di unità, perché ricordate che l'economia business funziona come concetto di unità, ogni singolo ente è un'unità. Già il mondo dei videogiocatori, i videogiocatori vengono suddivisi non solo per categorie e tipologia di gioco, ma anche per i giocatori, la fascia di giocatori, giovane, teenager, fino ad arrivare a noi, quelli un po' più vecchiotti, quelli un po' già considerati adulti. Essendo che dobbiamo considerare il concetto sociale che a 30 anni si va a lavorare, si dovrebbe avere una famiglia, ironia della sorte si ragiona così, sì. Mi dispiace dirlo, è naturale che se noi dobbiamo considerare la nostra fascia d'età, da noi 30 anni a salire, è naturale che per business, economia e marketing non ci tutelano molto, non ci considerano moltissimo. Sanno che posso sfruttare il remake perché sanno che noi li acquistiamo, ma siamo sempre un numero molto ridotto. Cioè, se noi consideriamo la percentuale vera e propria dei videogiocatori, quelli più importanti sono quelli là che hanno dai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anni. Poi ci sono quelli dai 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anni. Poi ci sono quelli dai 19 fino ai 22, 23, 24, che già là c'è un me perché c'è già una suddivisione di chi è interessato ai videogiochi e chi non. Ma tutta la fascia precedente sono tutti videogiocatori, tutti che vogliono giocare a FIFA, vogliono giocare a PES, vogliono giocare a alle esclusive Sony e via dicendo, scoprire nuovi prodotti. Per loro un Dead Space remake, per loro è una novità. Giocare a Resident Evil 4 remake è una novità.
giocare a un Final Fantasy tutto così è una novità. Per farvi capire, noi siamo un numero molto più ridotto e dovete accettare l'idea che se noi dobbiamo fare una recensione, dobbiamo giudicare anche la prospettiva del pubblico in questione con chi stiamo avendo a che fare. La Square Enix si è basata su un pubblico nuovo, fresco, non su di noi, su quelli più indietro di noi, quelli prima, anzi, quelli più avanti di noi, scusa, quelli più giovani, la next gen. E questa cosa, a quanto pare, ho visto che molta gente della mia generazione, soprattutto chi fa lo youtuber e cose varie, se dimentica della loro esistenza. Ok? E questa cosa mi dà molto fastidio. Perché è vero, noi diamo un giudizio, diamo un giudizio, un'analisi del prodotto, però mettiamo troppo di quel concetto nostro soggettivo. Che dimentichiamo quando fare una vera e propria analisi del vero prodotto e di com'è effettivamente, certe volte. Certo, c'è chi mette 8, un 9, un 7,5, un 7, però se poi di massa un prodotto prende 8, vuol dire che piglia 8, perché è 8 il suo prodotto, 8,5. Non puoi dargli un 6, un 5 soltanto perché non ti è piaciuta una cosa che molti fanno. Non faccio nomi perché non è che li seguo molti YouTuber, alcuni sono bravi, altri no, alcuni danno solo criticità, critiche, alcuni sono sia distruttive, altri sono un po' più costruttive, ognuno la gestisce a modo suo. C'è solo un problema. Noi siamo solo la voce di quelli che devono dare la voglia alla persona in questione se prende il prodotto o meno, o che se gli può garbare o meno dalla tipologia. E digli giusto quella qualcosina del suo stile, la sua dinamica, va bene così. Dare un voto è un po' forzato, perché il voto spesso è sempre più soggettivo che oggettivo. Si deve vedere un resoconto finale dei voti che si è dato e fare una percentuale e dire ok, il gioco in teoria viene vista così, a mio avviso. Perché giustamente, come dice Falconero, ma come dico tanti altri, noi non diciamo cose oracolate, quello che diciamo è soltanto il nostro punto di vista, noi non siamo nessuno a dare voti e come noi diamo un giudizio non è necessariamente quello corretto, ognuno lo dice anche a maniera soggettiva ed è corretto. Peccato che alcune volte succede che certe analisi sono un po' cattivucce, molto cattive. Ignorando che in realtà siamo noi un po' stronzi perché siamo un po' la classica mentalità del ai miei tempi era meglio così, ma prima io a me piaceva così, ma se paragoniamo a quel gioco vecchio, cari miei, dillo a un ragazzino che è nato adesso, ha 10 anni massimo sputati di vita, che magari uno dei primi giochi a tema supereroi è Gotham Knight, arrivi tu e lo guardi e dici pivello perdente, pigliati un Batman Arkham. A uno di 10 anni, che non sa un cazzo di Batman Arkham. È un po' un insulto, è un po' una presa per il culo. Ok? È più o meno lo stesso concetto. Ma questo funziona anche con tanti altri prodotti. Resident Evil, che tutti dicono, ma il remake, ragazzi, i remake servono per la nuova generazione, se ne strafottono di noi. Noi siamo solo un plus extra di guadagno. Ricordatelo. Non lo fanno i remake per noi, ma per la nuova generazione, per marketing, business. E se hanno successo questi prodotti, c'è un perché. Ma non è grazie a noi, è grazie alla nuova generazione, è grazie al nuovo pubblico. Un The Last of Us parte 1 che porterò io successivamente, perché è stato proposto un remake? Per marketing, semplicemente perché hanno fatto la serie TV. Grazie al cavolo che lo propongono. Noi vecchi possiamo pure dire, però è troppo presto. No, non è presto se si passa sul conteggio di calcolo matematico di punteggio, di guadagno, di successo e tanta roba ancora. Quindi senza che poi sento gente che dice ma tanto mica faranno The Last of Us parte 3. Vabbè, ma che mo si stanno a lavorare per un nuovo prodotto? No, sì, ragazzi. Gli anni 20 del 2021, del nuovo secolo, gli anni 20 del nuovo secolo è dominato da The Last of Us. Cioè, avete capito il progetto di The Last of Us? Stanno facendo la seconda stagione di The Last of Us, ma era scontato. Considera che uscirà prima Faction. La seconda stagione di The Last of Us, che
che poi verrà diviso in due parti, oltretutto, che è molto lunga la lore, la storia, perché lo sappiamo per chi l'ha giocato. Poi esce un The Last of Us parte 3, e poi uscirà sicuramente un The Last of Us, la serie della seconda The Last of Us parte 2, seconda stagione. E mi fai tutto il 2020 fino ad arrivare al 2030 praticamente. Se no va anche pure un po' più fuori, perché poi dipende da Naughty Dog se vuole continuare la saga o dare una conclusione alla narrazione, ovvio. Però è la stessa cosa. Capite che dove voglio arrivare? Poi noi in futuro, che non giocheremo più, vedremo un The Last of Us remake, remake del remake, o un reboot palesemente. Ma è normale, così funziona, è marketing, punto, business. Ritornando che sono andato un po' troppo oltre all'argomento, più o meno perché gli argomenti sono tutti collegati sempre, sono tutti intrecciati alla fine. Final Fantasy è stato criticato per molti, più per altro per la questione di come è il gioco di base. Perché? È un action adventure? Però non c'è stata l'esplorazione. È un action adventure? Però c'è troppa trama, narrazione, troppa cosa visiva, troppo spettacolarità, e io a sto punto mi guardo un film. Ragazzi, quanti noi della vecchia generazione non seguivamo la trama di Final Fantasy? No, cioè io mo vi sfido e vi chiedo, per chi è grande della mia stessa età, se ai Final Fantasy non avete esplorato talmente così tanto, a livellare così tanto da far schifo, che vi siete dimenticati dove cazzo andare nella trama. Sto aspettando i commenti. Perché io sono sicuro che uno mi dirà, sicuramente mi dirà, vabbè, ma io esploravo, ma poi andavo avanti con la storia. Ah sì, quando è che esploravi? Quando è che scoprivi cose? Quando è che seguivi la trama dopo? Sai cosa mi diranno? Boh, non me lo ricordo. E facevo fuori tanto di quei nemici che mi sono scordato, livellavo, facevo le quest, second quest, cose a cazzo, scoprivo cose, livellavo per andare a risolvere quei cosi. E poi ero troppo megafotonico P per la boss fight finale, perché, sapete, mi avevo dimenticato che esisteva la trama. Perché così è. Final Fantasy XVI gioca proprio sul fatto che dovete seguire una cazzo di trama, cioè questi fanno una trama continuamente per fare una cosa ignorante, figa e bella, al di là che muo la trama c'è chi piace e chi non piace, però vuole fare una cosa che deve funzionare così come tutti i Final Fantasy. Ma se poi noi perdiamo il filo del discorso che dobbiamo andare a livellare e esplorare come degli incoglioniti, per fare mini quest, per guadagnare cose, per fare quella, tutto lo dimentichi la trama. Voi lo immaginate a Final Fantasy XII, a Final Fantasy IX, quante volte sono andate nelle esplorazioni a dimenticare completamente della trama. Completamente. Non mi ricordavo più che cacchio dovevo fare nella trama principale. Per fortuna che avevamo i segnalini in certi punti per dire dovete andare qua, se no sapete, c'è la storia. Questo è Final Fantasy. È naturale che ha dovuto cambiare drasticamente la cosa, perché adesso la gente, soprattutto la nuova generazione, è abituato ai giochi narrativi, semi-narrativi. E uno direbbe, in che senso? God of War non è tutto narrativo? God of War attuale? Cioè, cacchio ragazzi, God of War e God of War Ragnarok è tutta una lore continua. Tu fai 3-4 azioni, vai in un certo percorso, ok? C'è un po' di esplorazione, perché, però non è un open world, però hai delle belle micro aree interessanti, ma alla fine dei conti è tutto narrato. Se tu cammini, c'è quella testa del cavolo di coso che Mimir, come cacchio si chiama, che parla continuazione di storia, e io sto lì ad ascoltarlo continuare tutta la sua storia. È tutto narrato, ogni cosa, anche se giochi, anche se devi stare a guardare la cazzo, è tutto narrato. Stessa cosa, Horizon, fai dei percorsi, sì, fai un po' di open world, vai un po' là, poi qua, però è tutto narrato, è tutto seguito da un certo percorso. Questo fa capire come la generazione, anche Spider-Man, sono tutti percorsi narrativi, cioè sono tutte delle cose fatte apposta per attirare al pubblico di giocare per vedere come va avanti la storia. Non è più come una volta, non è più quella cosa del tipo... Tu giochi e poi ci sono solo dei piccoli micro cutscene per fare la storiella e poi il resto te la vedi tutto tu giocando. I tempi sono cambiati.
Questo Final Fantasy un po' ti costringe a seguire la trama, perché è quella cosa del tipo, oh, bello, non perde tempo, segui la storia. E in parte te pur ragione, cioè, poveracci, se fanno un culo così di effetti grafici, effetti speciali, animazione, montaggio e motion capture e face capture, è naturale che poi dico, cazzo, apprezzate il nostro lavoro almeno. Hanno pure ragione. Certo, c'è chi è piaciuto e chi non è piaciuto, questa scelta. È naturale. Ci voleva, scusatemi, abbiamo finito tanto un discorsetto. Poi un'altra cosa, le frasi tipiche di noi più grandi d'età che diciamo sempre la stessa cosa. Però ragazzi, per esempio, è un action adventure, dov'è l'esplorazione? Non funziona così, non si fa così un action adventure. In che senso non si fa così? T'ha scritto su carta, t'ha scritto con una sputata di inchiostro indelebile per dire i action, i giochi azione funzionano solo se tu metti l'esplorazione, una narrazione e così e così. No, è un action adventure perché? Perché combatti, vai avanti con la storia, combatti, vai avanti con la storia. Ed è un'avventura. Punto. Non c'è necessariamente un concetto di esplorazione. Il concetto di esplorazione è stato aggiunto solo per mettere qualcosa in più, ma è una scelta. Ok? Quindi cosa voglio dire? Solo perché non si fa in un certo modo, non hai nessun diritto di dire si fa così. Tu, YouTuber, che non sai un cacchio di fare programmazione. Tu YouTuber, che non sei tu a decidere come fare un prodotto, un gioco. Perché poi dai idee sbagliate alla gente, al pubblico che ti ascolta. Perché poi iniziano a dire, ah, hai visto, allora le action, action adventure funzionano così perché l'ha detto quello YouTuber, quello lì. No, no, no. Perché poi arriviamo al concetto di classismo di giochi che i giochi sono in un modo e devono essere in quel modo. Non è vero. Quante volte ho visto giochi che quando hanno delle dinamiche un po' particolari o che hanno fatto delle scelte che non hanno mai, quasi tutti i giochi o certi giochi non ce l'hanno proprio, che rimangono tutti nel dubbio per dire perché hanno fatto sta cosa? Ma non è normale, non è così, ma perché si fa? Perché l'ha fatto? Un esempio? Midnight Suns, Marvel Midnight Suns, un gioco tattico però con carte, che gioca molto sul saper gestire i mazzi degli eroi. La difficoltà è proprio in quella, perché c'è un concetto di randomicità nel tuo mazzo, ma nello stesso tempo saper gestire i turni per affrontare i nemici. E molti sapete come hanno risposto? Strano. Che strano. Non è così un gioco di tattica a turno, perché giustamente è una cosa nuova. Poi ribadisco che poi noi ci lamentiamo che non fanno le novità. Sì, però quando fanno le novità lo troviamo strano. E poi preferiamo sempre la solita cosa classica, perché se no non va bene. Queste. Quindi, che facciamo? Cioè, che voglio dire di più? Dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che noi non possiamo, come posso dire, influenzare il pubblico nel nostro punto di vista solo perché non ci è piaciuto un prodotto, solo perché non lo troviamo come tutti gli altri, non è un po' come pensavamo. Tutto. No, no, ragazzi, non funziona così. Final Fantasy 16 si è buttato nell'oblio, come ha fatto Resident Evil 4, per attirare un nuovo pubblico. Punto. Ha avuto molto successo, ha avuto molta buona critica, che pessima critica. Pessima critica da molti più grandi di noi sicuramente, perché volevano chissà che cosa. E poi sono manco rimasti sorpresi sulla trama, perché ho saputo che molti hanno detto, ma la trama è semplice. Ma che ti aspetta un Final Fantasy? Ma come cazzo, ci sono state delle narrazioni di trama di Final Fantasy che erano spettacolari. Certo, ok, io me li dimenticavo perché me li perdevo nell'open world, però teoricamente c'era una bella lore. Dopo tutto. Quindi,
Di cosa stiamo parlando? Anzi, fanno sempre cercare di fare l'epicità in tutti i modi, no? Il fantasy definitivo, Final Fantasy, il finale definitivo del fantasy, questo sarebbe un riassunto, la trama effettiva, cioè la parola proprio stessa del gioco significa questo, il suo titolo. Una cosa spettacolare al finale di tutti i fan del fantasy, cioè quello è. Non mi sorprende che. Anzi, molti hanno detto che il combat system è un po' noioso, un po' banale, un po' sempliciotto, un po' alla Devil May Cry, insomma, ma non avevo dubbi su questa cosa. Alla faccia della God of War, che molti avevano ipotizzato, invece no, è più alla Devil May Cry. Però, con gli icon, tutte quelle cose spettacolari, qualcosa di mostruosamente figo, ma è più una questione di estetica che di sostanza, per carità, però c'è molto, molto il pubblico che vuole questo. Le nuove generazioni vogliono questo. E l'ha capita Square Enix. Punto. Tutto qua. Però noi che siamo troppo grandi di età, non ci è piaciuto. Ecco, qua torniamo all'argomento un po' di Player Inside, per esempio. Player Inside loro l'hanno detto apertamente, hanno fatto un video dedicato alla recensione di base del gioco e hanno dato pure un buon voto, che hanno detto giusto, effettivamente è un bel gioco, cioè, cioè, che possiamo farci, è fatto bene, così e così e colà. Poi dopo fanno un video dicendo, ragazzi, però come fan di Final Fantasy non ci è piaciuto. Cioè, non è della nostra portata, cioè non è più del nostro campo, non è più quella cosa che ci fa impazzire come una volta. Il problema che era una volta. Il problema che sta morendo Final Fantasy, ragazzi. Siamo onesti. Sta morendo, Square Enix l'hanno notato. Lo compravano quattro gatti. Chi ha comprato Final Fantasy 7 perché l'ha preso quello vecchio di generazione, ma la nuova generazione l'ha preso, non l'ha cagato proprio. L'hanno detto il botteghino, l'hanno detto che il guadagno è stato molto misero. E sapete perché? Perché hanno fatto solo un calcolo della old gen, non della next gen. La next gen qualcuno magari per vedere, però è così, è andato di fatto. E questo fa capire quanto il nostro tipologia di pubblico o di videogiocatori dai 30 a salire è talmente ridotto rispetto alla nuova generazione. Ok? Questo è tutto. Fine. Cioè, stop. Questo è. I giochi che vengono fatti, i remake e cose, non è per noi. Noi non possiamo incazzarci e dire all'ante, al pubblico, anche quello giovane, ah, non hanno più idee, stanno a ripetere le stesse cose, questo è un remake. Vabbè, però era meglio prima. È così, è così, non hanno idee cosa fare, non hanno quell'altro. Ragazzi, noi siamo vecchi, possiamo anche andare in pensione. E non abbiamo video ludico, se volete, eh. Un po' come il mondo calcistico, a 30 anni fai poco. E sapete perché? Perché è una questione di business e marketing, punto. E questo lo dico perché sono cattivo. Quanti di voi dai 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, forse 38, 39 anni stanno ancora a giocare ai videogiochi? Io sono sicuro che sono molto meno di quanto uno possa pensare, e vi parlo in concetto globale, non italiani, ma in concetto globale. Perché io sono sicuro perfettamente che molti dai 30 anni sono sposati e io so benissimo che chi ha 33 anni ha figli di 4 anni, di 2 anni. So benissimo che chi ha 37 anni sicuramente oltre ad avere figli ha un lavoro, deve sistemare la casa, deve anche gestire le tasse. So benissimo tanti altri fattori che ti impediranno di avere tempo per giocare e non avrai più la testa. O semplicemente quelle persone da quella fascia d'età daranno le console ai figli. Queste. Quindi, chi è la nuova generazione che gli sviluppatori si basano? Sui nuovi, sulla nuova gente, sul nuovo pubblico, sui bambini, sui ragazzini dai 10, 11, 12, 13, 14, 15 anni, fino a 30 anni, raga. Di che gente che non sa un cacchio né della PS1 né della PS2, forse a malapena PS3 hanno visto qualcosa. Capito? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quella generazione, stiamo parlando. Quindi dimenticatevi il fatto che noi abbiamo 32, 33, 34 anni, abbiamo visto l'era dell'evoluzione dei videogiochi. Abbiamo capito. E come mio padre, quando io ho visto il film di King Kong del 2005, la prima cosa che mi ha consigliato è di vedere il film di King Kong del 76. Poi arriva mio nonno e dice, no, vedi quello del 33.
perché è meglio. Cioè, proprio quella cosa, siamo che siamo dei vecchi fino a sto punto. È brutto, troppo brutto, ragazzi. Vogliamo fare un giudizio corretto dei videogiochi? Dimenticate la soggettività. O fate un video sempre a parte dedicato proprio a quanto ti fa schifo quel prodotto, se ti è piaciuto così tanto. Un conto è fare un video di recensione e dare un giudizio vero e proprio del prodotto e dire, vabbè ragazzi, il gioco è questo, ha una buona giocabilità, ha una buona trama, discreto, va, ha qualcosa in più, è una novità, è quello, è quello, è quello. 7, 8, va bene. Tanto dal 7 all'8 è un buon voto. 9 già lo vedo un po' troppo eccessivo, che deve essere qualcosa di esagerato a volte. 6 è un miracolo, cioè ormai il 6 non esiste più, o passi a 7, 8, barra 9, o passi a 5, cioè il 6 non esiste. Quindi, di cosa stiamo parlando? Capite che voglio dire? Scusatemi per questo sfogo, ma è la pura verità. Sto notando che ancora tuttora molti youtuber della mia generazione, anche più grande, ignora che esiste la nuova generazione. Proprio per loro. I giochi vengono fatti per loro, per noi, quelli di 30 anni. Stolto. Dimenticato. Non è vero. Non è vero. A parte che molti sono fortunati che vengono regalati i giochi, quindi beata a voi. Io lo devo comprare ancora. Ma perché? Perché semplicemente io gioco ai giochi che mi interessano solo a me e basta. Non mi metto a vedere tutti i giochi del mondo. Perché devo vederli oltretutto? Perché? Lo dico io perché. Perché non mi serve. Mi arriva un messaggio. Non mi serve perché io sono uno che adora i videogiochi, sì, ma io sono sicuro che quando arriverai ai 50 anni, 40 anni non ci giocherò più. Probabile. Ambito lavorativo, famiglia, se mi sposerò, se ero un giorno. O sarò scappato la vita che i videogiochi, mi sposerò con i videogiochi, che cazzo ne so. Vabbè, spero che vi ho rotto abbastanza le scatole, spero che avete capito un po' il mio argomento, dove voglio arrivare, perché purtroppo è un dato di fatto. Come dice il mio amico Antonio, il mondo del videogioco è bello quanto spietato, è tanto bello quanto spietato, ovvero il mondo dei videogiochi. O sei carreggiata, o sei sulla cresta dell'onda, o sei nel dimenticatoio. Due sono le vie. Due sono le vie, ragazzi. Tutto. Detto questo, io vi saluto. Qui del 38, vi ho rotto molte scatole, onesto, lo ammetto. Qui del 38, al prossimo video passo e chiudo. Bella, ragazzi.